Si svolgerà domenica 1 agosto la manifestazione Remiamo Insieme contro la violenza sulle donne, giunta alla sua terza edizione che ha avuto l'adesione di tutti i comuni della costa tramana e di tutte le commissioni pari opportunità delle amministrazioni locali costiere. L'obiettivo, come lascia intuire il nome dell'evento, è porre un freno alla violenza sulle donne e sensibilizzare le persone sulla gravità delle violenze non solo fisiche ma anche psichiche. Ogni donna deve essere libera di vivere la vita che vuole, senza imposizioni o limitazioni dall'esterno. Domenica 1 agosto alle ore 10 in contemporanea da Martinsicuro a Silvi si svolgerà appunto nei 7 comuni, nelle 7 sorelle blu, questa vogata simbolica contro la violenza di genere. In ogni punto di partenza sarà piazzato un gazebo dove verrà distribuito materiale informativo sulle strutture antiviolenza della provincia di Teramo, che sono il centro La Fenice e la casa rifugio Casamaia. Quest'anno poi abbiamo una testimonial di eccezione, abbiamo la professoressa Gigliola Staffi, una matematica di origini teramane appunto, che è la prima donna italiana ad aver ottenuto la cattedra di matematica pura alla prestigiosissima Università del Massachusetts, il MIT, la seconda donna al mondo ad avere questa carica. Inoltre lei è stata iscritta anche nell'Accademia di Scienze d'America, quindi davvero un modello di coraggio, di sapienza, insomma un esempio per tutte noi, per tutte le donne. La sua è una testimonianza molto importante per dire a tutte le donne che se c'è la volontà si arriva ovunque. Sì, esattamente. Secondo me questo è il messaggio più importante da dare alle donne. Certo bisogna, insomma, ci sono dei sacrifici che bisogna fare, però alla fine, secondo me, se uno ha la voglia, la costanza e un po' di capacità, si arriva dove nei sogni che uno aveva, si era progettato dall'infanzia. Vivo in America e mi manca moltissimo l'Italia, anche se la mia famiglia stretta è chiaramente lì. Vorrei dire che anche se l'America sembra essere un posto in cui l'indipendenza è più avanzata, non è così tanto vero. Infatti, a mio avviso, si rispetta molto di più l'intelligenza femminile in Italia che negli Stati Uniti, specialmente quando si parla di intelligenza applicata alle scienze.